Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua in un nuovo video e questo è il video acquisti manga dell'Etna Comics. Infatti, come avete visto, siamo andati ad Etna Comics e riusciranno i nostri video acquisti manga se è mio di Valerio. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, devo dirvi che mi sono sbizzarrito un po' di più negli acquisti, ho comprato un po' più cose e devo dire che tutte le cose mi sono piaciute, quindi andiamo con gli acquisti. Il primo acquisto, se si può definire così perché alla fine ci hanno regalato, è questa collanina, sì, non so come chiamarlo, comunque questo, che è praticamente di League of Legends con tutte le cose, qua c'è scritto League of Legends, tutti i personaggi, che l'abbiamo preso quando siamo andati a vedere la semifinale di League of Legends, appunto, e una volta finita la semifinale, hanno dato questi gadget e per accaparrarci li abbiamo dovuto fare l'inferno perché c'erano un sacco di persone. Quindi questo è il primo, diciamo, acquisto, anche se è gratis. Poi partiamo con i manga. Allora, come manga ho acquistato Made in Abyss, il numero 2, visto che avevo il numero 1 ovviamente, e l'ho letto questo e vi devo dire che comunque è molto bello, man mano che va mi sta piacendo sempre di più. L'autore è un po' lento, ho fatto 6 capitoli in 6 anni, quindi immaginate. E spero che li faccia più velocemente perché voglio andare a sapere veramente come finisce questa storia, perché devo dire che è molto bella. E devo ringraziare anche la J-Pop, visto che ha preso quest'anno due storie molto belle come queste, anche The Promised Neverland, che sono molto belle e sono riuscito a portarle in Italia, quindi la ringrazio. Poi ho preso questi due volumi di Ends e devo dire che io non ero andato alla Etna Comics per comprarmeli, però poi ho visto una bancarella con 50% di sconto, ho detto vediamo cosa c'è, e sono andato e ho visto questi due volumi e mi sono venuti in mente tanti video, l'avevo visto, di persone che li consigliavano, ho detto perché non prenderli, non c'è 50% di sconto, sono il numero 2 e il numero 3 e non ho né l'1 né il 4 perché sono 4, però la vedo di prenderli in modo da potermi rileggere e avere tutta la storia completa, perché molte persone hanno detto che è molto bello, quindi ho detto visto che ci sono perché non prenderli. Poi ho preso il numero 10 e il numero 11 di Haikyuu, ragazzi, io ero arrivato quando un paio di anni fa, forse un anno fa, quando era uscita Haikyuu da poco, devo dire che mi era piaciuto e me lo sono iniziato a prendere ed ero arrivato, diciamo, all'ultimo numero che era uscito in Italia. Infatti l'ho consegnato a tutti gli amici, cose, tutti lo sono iniziato, l'hanno visto e gli è piaciuto. Dopodiché il manga è andato avanti, io sono rimasto indietro. E quindi ora mi sono ritrovato di nuovo, ho detto vabbè devo andare per forza avanti, ora siamo al 24 se non sbaglio. E quindi ho preso il 10 e 11, ma continuerò a prendere gli altri perché mi piace molto questo manga ed è consigliato a tutti, non solo a chi fa pallavolo. Dopodiché, ragazzi, ho preso il numero 2, 3, 4 di Mob Psycho 100 e ho l'1 ovviamente. Questa storia è carina, sì, ma quello che mi spinge a comprare sono i disegni. No, ma i disegni sono brutti, eh? Ed è proprio questo, perché i disegni sono strani e questa stranezza mi piace perché non la ritrovo in nessun altro manga. Quindi ho preso il numero 2 del 4, il 2 l'ho iniziato a leggere e poi penso che comunque quando finirà, perché in Giappone è finita, vi farò una recensione su questo manga. Ragazzi, passiamo all'ultimo acquisto di questo Etana Comics, è stato anche il più costoso. Abbiamo comprato un action figure di Goku Super Saiyan, che è questo, su quella scatola. E ora vi faccio vedere l'action figure. Questa è l'action figure di Goku Super Saiyan Blue. È molto più grande rispetto a quella che avevo comprato l'anno precedente, alla Etna Comics, quella di Corazon. In video starete vedendo i dettagli di questa action figure più grande. E vi devo dire che è molto bella, mi è piaciuta e l'ho voluta prendere. Tutti i suoi dettagli molto belli. Mi è costato un pochettino, però devo dire che ne è valsa la pena. Ragazzi, questi sono i miei acquisti dell'Etna Comics, a me sono piaciuti tutti, spero che siano piaciuti pure a voi. Aspettatevi nuovi video come la collezione manga 6 miei di Valerio che uscirà prossimamente e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!